Esistono luoghi dove non è possibile andare comprando semplicemente un biglietto aereo. Posti senza telefono e senza fax, persino senza strade. Angoli remoti, lontani anni luce da quello che noi chiamiamo il mondo civile. È come raccontare un sogno ricostruendo nei minimi particolari le emozioni, le angosce, le suggestioni che esso ha provocato nel profondo dell'animo. Così nel mondo esistono località reali, ben identificabili sugli atlanti geografici, ma che presentano intrinseche difficoltà di rappresentazione. Una di queste è l'Oriente dell'Ecuador. Mi trovo da alcuni giorni a Puerto Francisco de Orellana, che tutti chiamano Coca. Questo grosso villaggio nel cuore della giungla ha ben poco da offrire. Non ci sono indicazioni stradali e le vie sono sterrate, piene di polvere e fango. Gli edifici sono baracche e l'impressione è quella di essere in una bidonville. Sono qui per organizzare un viaggio nella foresta equatoriale. E questo è Carlos, il mio angelo custode, che mi aiuterà durante tutto il tragitto. Ho appena lasciato Coca, che mi ricorda un luogo inospitale, infestato da mosquitos, le zanzare portatrici di malaria, avamposto della civiltà strappato alla giungla. È mia intenzione utilizzare una strada di terra battuta che si inoltra verso sud, attraversando il rio Tiputini per raggiungere il rio Tiguino. Da qui prendere un'imbarcazione, navigare su questo fiume e risalire il rio Cononaco fino a Sandoval, dove vive una popolazione indigena in via di estinzione, gli Waorani. Non è facile arrivare fin qui. A Quito avevo dovuto superare la resistenza degli enti governativi, determinati a non concedere il permesso. Poi c'era il problema della localizzazione esatta nella giungla dell'unico gruppo nomade che accetta, seppur molto raramente, l'incontro pacifico con gli estranei. La stessa guida era spaventata dalle terribili condizioni ambientali e climatiche e soprattutto dalla presenza di Waorani ostili lungo il tragitto. A Coca sorridevano all'idea che intendevo avvicinarli. Uccidono silenziosamente con la cerbottana, dicevano. All'improvviso un sibilo impercettibile e ci si ritrova feriti da una punta avvelenata con il curaro. Non si ha neppure il tempo di capire da dove sia stata scagliata, che si è già presi dagli spasmi della morte. 15 lunghi giorni lungo il fiume a pensare le motivazioni di questo viaggio. Chissà, domani potrò incontrare il mio destino? Gialle del rio Tiguino. Le mie giornate sulle vie fluviali dell'Ecuador scorrono lente, cadenzate esclusivamente dal succedersi dell'alba e dal cadere della notte. Ho smarrito, e ne sono lieto, ogni percezione del tempo e dello spazio. Quando sono stanco, l'unica possibilità per dormire è attraccare su una delle tante spiagge di sabbia bianca che il fiume lascia scoperte. Poiché le anse del rio compaiono e scompaiono più volte, seguendo una rudimentale cartina geografica, mi consentono di individuare in modo molto approssimativo il punto in cui mi trovo. L'approccio con questo fiume si è rivelato ostico sin dall'inizio, poiché è il regno del cambiamento. L'acqua cresce o diminuisce di giorno in giorno in base alle precipitazioni. Oggi la secca lascia affiorare una spiaggia di sabbia bianca, approdo ideale per l'accampamento notturno, che domani, dopo un acquazzone violento, la piena inghiottirà. Thank you.
già, il viaggio incomincia ad essere faticoso. Ai pericoli della natura si somma inoltre il timore concreto di un attacco improvviso dal fitto della foresta degli Waorani. Non è escluso che mi abbiano seguito e spiato. Ah, nella notte una tartaruga gigante è venuta a deporre le uova a pochi metri dall'accampamento. Poiché la vita selvaggia è una continua lotta e ogni risorsa strategica deve essere impiegata, queste uova saranno preziose per integrare la nostra dieta. La stanchezza incomincia a farsi sentire. Per una semplice disattenzione, la barca viene trascinata via dalla corrente e se non fosse per Carlos, avrei forse rischiato di proseguire in zattera il mio percorso. Comunque, dopo una rapida rettifica al motore, mi appresto a cominciare un nuovo giorno. L'imbarcazione sulla quale navigo ormai da una settimana, sospinta da un singhiozzante motore, got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Oh!
sera è un momento di grande pace e di riflessione. Sembra sentirsi sospesi in un immenso spazio che non riesce a penetrare. C'è qualcosa di tanto maestoso nell'impressione generata da questa natura che dopo una permanenza di pochi giorni si arriva addirittura a credere di averci vissuto lunghi anni. Di notte la foresta si sveglia. Allora faccio un rapido giro di perlustrazione nei dintorni di questa spiaggia e mi accorgo della presenza silenziosa di numerosi animali, tra cui alcuni piccoli caimani. Speriamo che non arrivino i loro genitori, mi dice Carlos. E se avessi conosciuto quello che mi disse più tardi, non avrei certo filmato a pochi metri di distanza quei pericolosi animali. Il precario accampamento incomincia ad essere in balia di tutta questa fauna notturna, ma per fortuna la tenda sembra essere una barriera.
keep on moving on. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.